Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Scusate, mi pare di capire che Laura Lubelli, Navigator, riesce a collegarsi con noi. Abbiamo avuto un po' di difficoltà. E vorrei che parlasse a questo punto, Laura, buongiorno, ben trovata, direttamente con Garavaglia. Perché dico questo? Garavaglia ha appena detto, Laura, che voi Navigator, non è tanto colpa vostra, ha detto. Non siete stati formati bene. In più, non oggi che invece forse sarete più formati, potete trovare giù un lavoro per voi stessi e andare a lavorare in un'azienda come serve davvero, dice Garavaglia. Prego, Laura. No, nelle aziende che fanno quel lavoro. Avendo perché il problema è aiutare i privati a fare quel lavoro. Perché se no parla solo Garavaglia. Ok, ecco, Laura, prego. Però io una risposta a Garavaglia gliela voglio dare, perché non è come dice lui. Noi siamo stati formati, partiamo già da una base di formazione che prevedeva una laurea specialistica magistrale. I nostri obiettivi li abbiamo raggiunti. E forse il governo farebbe bene ad ascoltarci come tecnici che hanno lavorato e hanno contezza di quello che succede sul campo. Perché i problemi che abbiamo noi legati al matching, all'incrocio fra domanda e offerta di lavoro, sono problemi che si legano a 30 anni di problematiche complesse legate al mercato del lavoro, per cui spesso e volentieri, altrimenti i dati dell'1,2 milioni di italiani giovani tra i 18 e i 34 anni all'estero, allora dovrebbero stare qui a prendere il reddito di cittadinanza. Ma non è così, perché in Italia una riforma del mercato del lavoro passa attraverso un approccio multidimensionale che riguarda non solo l'erogazione della formazione che è in capo alle regioni per la riforma del titolo quinto, ma soprattutto per quello che riguarda le tutele contrattuali dei lavoratori. Perché io che lavoro al centro per l'impiego, spesso e volentieri sono costretta a fare trovare un compromesso tra i lavoratori e gli imprenditori, non per quanto riguarda solo ed esclusivamente il salario e lo stipendio, ma per quanto riguarda proprio le tutele, cioè la tredicesima, la quattordicesima, gli assegni familiari, soprattutto nel sud. Allora, hai detto un sacco di cose, io purtroppo sono